Forse possiamo iniziare questa sessione finale del convegno dedicato a Giovanni Berlinguer. Che mette a fuoco, diciamo, soprattutto l'impegno politico di Berlinguer, anche se seguendo un poco le precedenti sessioni si vede che Giovanni era una persona che teneva insieme saperi e politica, non c'è questa separazione così. E darei la parola, se è d'accordo, ma mi sa che non è d'accordo, al professor Marco Geddes. Abbiamo più o meno 15 minuti ad intervento, come massimo. Due parole di introduzione. Marco Geddes, che è un dirigente sanitario e anche uno studioso di politiche sanitarie, e devo dire che io considero ancora un testo di riferimento un suo libro del 2018, La salute sostenibile, che già dal titolo mette insieme la salute come diritto e la salute come pratica sociale. Libro poi aggiornato con La sanità ai tempi del Covid, Covid in italiano, nel 2020, ma io ricordo molto bene, perché mi ha molto aiutato, un libro sul senso delle parole in sanità, che è molto istruttivo, oltre al suo magnifico libro scritto con la figlia Costanza su medicina e letteratura e il caso della peste e dei pulci, di cui abbiamo parlato a presente. Marco Geddes ha collaborato moltissimo con Giovanni Berlinguer, in particolare, se non ricordo male, con due rapporti sulla salute in Italia della fine degli anni 90, ma sarà lui stesso a darci più dettagli. Grazie Marco. Grazie. Io ho ricordato più esattamente, ho commemorato Giovanni Berlinguer poco dopo la sua scomparsa in due occasioni. Uno, quel convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, e l'altro alla Biblioteca della Camera dei Deputati. Dopo 10 anni e dopo interessanti contributi di ieri e di stamattina, contributi in riferimento alla sua figura, ai molteplici articoli e libri di politica, di sanità, posso solo aggiungere qualche ricordo e qualche personale considerazione. Io ho conosciuto Giovanni Berlinguer nel 1969, ero studente e andammo con qualche altro 68ino, come eravamo, a un incontro di tipo professionale sulla medicina del lavoro a Siena. Conoscevamo Giovanni dagli scritti, perché avevamo nel 68 ricostruito una particolare storia fiorentina, ma non solo, poi purtroppo, di morti per esposizione al benzene nel calzaturificio Rangoni, e quindi avevamo letto parte, non tutto confesso, del suo grosso libro di cui ha parlato Chiara Giorgi ieri, Sicurezza e insicurezza sociale, ma in particolare la sicurezza sul lavoro, fra cui, tra l'altro, quel capitolo lì, come altri, era un testo che Giovanni aveva presentato alle Frattocchie nel 64. E in quegli scritti Giovanni indicava l'esigenza di un ampliamento dei compiti e dei poteri dei comuni e delle province sugli ambienti di lavoro e della necessità di istituire comitati di sicurezza aziendali con propri esperti, e così anticipava
di non pochi anni, lo Statuto dei lavoratori a qualche aspetto della riforma sanitaria. Quindi Giovanni non era una persona che era annoinata, lo vedemmo dal Cavaliere sulla scrivania, perché noi conoscevamo visivamente, non era l'epoca così visiva come quella attuale, conoscevamo visivamente Enrico Berlinguer, perché se non sbaglio in quell'anno, l'anno prima, era stato nominato vice segretario del partito in appoggio, fra virgolette, a Luigi Longo, che non stava bene. Quindi fu Giovanni che venne da questo piccolo gruppo di studenti e in qualche modo credo si avvicinasse proprio curiosando degli studenti. Ci si presentò e lui fu in qualche modo incuriosito del mio cognome, non so se lo sbagliasse per sardo, non credo, per spagnolo, Geddes, e ne nacque una qualche confidenza. L'anno successivo, nel maggio del 1970, lo ricordo perché era i giorni dell'approvazione delle istituzioni delle regioni, ero a un incontro ad Ariccia, di un po' di formazione, sempre su sanità, lavoro, eccetera. E Giovanni teneva un intervento la mattina. Nel pomeriggio venne a sedersi accanto a me. Era un periodo ancora un po' di, tra virgolette, contestazione. Difatti in un intervento fu contestato, per così dire, da sinistra, pseudo tale, con parole del tipo le idee borghesi, piccole borghesi di Berlinguer. Allora io, essendo lì accanto, mi voltai incuriosito della sua reazione, pensando fosse una reazione di... Mi aspettavo che alzasse la mano e intervenisse. Invece Giovanni si rivolse verso di me, sorridente, disse: Marco, veramente abbiamo dato anche dei viceré alla Sardegna. Con questa battuta di spirito, di signorile humor che spesso lo caratterizzava. Era negli anni successivi, Giovanni incominciò a frequentare un po' Firenze. E capitava per più motivi. Uno dei motivi era la regione toscana. La regione aveva avviato i consorzi sociosanitari, tra l'altro io ero presidente, avevo insediato un consorzio sociosanitario di tre comuni che presiedevo, e quindi era interessato alle politiche della regione toscana, che con i consorzi anticipavano in qualche misura le unità sanitarie locali, che poi furono ovviamente stabilite dal 78. Ecco, parallelamente al suo impegno per la riforma sanitaria, fra l'altro, Giovanni aveva lavorato a un tema che, se non erro, è restato un po' in ombra, quello della formazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale. E lui aveva promosso un dibattito all'interno del partito, che poi aveva riportato in uno dei libri da lui curato, edito nel 76, La scuola di sanità. Però era convinto che dalla iniziativa di dibattito e dalla iniziativa editoriale fosse necessario passare a un livello normativo con specifiche leggi, perché riteneva giustamente che la riforma dovesse essere accompagnata da un profondo cambiamento anche nella formazione e nella programmazione del bisogno di personale, essenzialmente devo dire di personale medico in quel caso lì, ma toccava anche i problemi infermieristici. Allora era curioso di sapere cosa ne pensassi io, non perché io avessi qualche particolare conoscenza, credo perché era un po' attento, voglio dire preoccupato, attento alla posizione di giovanissimi, di medici allora giovanissimi e di studenti di medicina. Si trattava di introdurre alla fin fine un numero programmato che veniva chiamato numero chiuso. Ecco, e io gli dissi che ero perfettamente d'accordo e rimango tale anche attualmente.
Perché a Firenze? Perché veniva a Firenze? Perché qualche incontro veniva svolto presso l'Istituto Gramsci di Firenze, per due motivi, credo. Uno perché l'altra partecipante era la Marina Rossanda, che veniva da Milano, e perché la, fra virgolette, controparte, cioè la parte universitaria, scolastica, eccetera, erano alcuni dirigenti di partito, di cui non ricordo chi fossero, ma in particolare di Marino Rajčić. Marino Rajčić era un professore di liceo grecista a Firenze, il quale era deputato ed era vicepresidente della commissione scuola della Camera. Quindi mi chiese di andare all'incontro, fra virgolette, decisivo in qualche misura, e dopo che aveva esposto lui e la Marina le riflessioni loro, la risposta fu di Rajčić, cioè non voglio dire sprezzante, perché fu: ma noi non abbiamo avuto tempo di esaminare i vostri elaborati. Ecco. E in quell'occasione mi si rivelò anche un altro aspetto di Giovanni, di rigore e di disciplina, se così, nel senso più alto. La reazione sua fu netta, con un richiamo alle indicazioni della direzione del partito, che aveva indicato di portare un documento congiunto, e disse: noi l'abbiamo fatto, voi non siete stati in grado di farlo, e andò via. Negli anni successivi gli incontri si fecero più frequenti, per più motivi. Io venivo a Roma, lui veniva qualche volta a Firenze, qualche volta anche con Giuliana, che seguiva l'edizione presso la casa editrice Giunti del suo bel libro Il mago dell'Occidente, sulla vita di Matteo Ricci. Quindi aveva prima da riguardare e poi da preparare alcune presentazioni. Quando veniva, se si tratteneva lui un giorno, restava, poi c'era una serie di presentazioni di libri, eccetera, a casa mia. E al contrario, io ho spesso approfittato della sua ospitalità in via San Giacomo, mi ricordo queste belle librerie, questa stanza da dormire vicina dove aveva la sua falegnameria. Devo dire che lui, ora lo dico personalmente, aveva, fra le varie cose, era particolarmente fiero di tre questioni. Uno, la capacità bellistica, specie in età avanzata, mi raccontava le traversate, eccetera. Due, la sua capacità di realizzare librerie ed altro, che aveva fatto totalmente. E tre, se ben ricordo, era molto orgoglioso di aver acquistato da giovane a poco prezzo, nel suo primo viaggio dell'est a Praga, che era Praga, l'opera settecentesca completa delle opere di Voltaire, che aveva sopra l'entrata della sala, ed era in particolare orgoglioso e affermava con, diciamo, macelata soddisfazione, mi dice, che questo aveva suscitato l'invidia del fratello Enrico. La nostra amicizia poi si è rafforzata negli anni dal fatto che, come ricordava Bernardino, io avevo coordinato tre rapporti sulla salute degli italiani e uno sulla salute in Europa nei primi anni 90. E poi avevo interrotto questa attività, insomma, perché poi ero assessore in Comune di Firenze, eccetera. Allora lui incominciò a insistere di riprendere, alla fine degli anni 90, di riprendere questa iniziativa, cosa che io accettai con un impegno da parte sua di essere co-editore, co-curatore dei volumi, e ne ho ripreso il primo in mano. Io facevo la parte anche più organizzativa, era una raccolta collettanea ovviamente,
e ho riletto l'introduzione del primo volume, mi sono fatto l'idea che l'ha scritta totalmente lui. Tra l'altro, in questo primo volume, pubblicato nel 97, aveva ottenuto, fra virgolette, un contributo sui programmi sanitari dell'Ulivo e del Popolo della Libertà, come si chiamava, del Polo, diciamo, del Polo, da parte di Miriam Affari. E Giovanni scriveva con parole anche ora attualissime che ciascuno dei temi trattati nel volume si riferisce a novità che possono essere foriere di importanti sviluppi. Ma l'evento più rilevante è il voto politico del 21 aprile 1996, che è quello che portò al governo dell'Ulivo a guida di Romano Prodi. Anche per due motivi specifici. Uno, scrive Giovanni, la scelta degli italiani di opporsi all'ulteriore smantellamento dello Stato sociale. L'altro è il riemergere del valore primario della salute dopo che la salute era diventata una variabile delle politiche di bilancio, dell'esercizio del potere o, tema attualmente attualissimo con l'autonomia differenziata, o delle riforme istituzionali. Concludo queste poche riflessioni e questi pochi ricordi con tre riflessioni personali. A me mi è sembrato di poter individuare nella sua vita e nelle sue opere tre direttrici, o meglio tre orizzonti valoriali di riferimento. Giovanni credeva nella imparzialità dell'attività scientifica, imparzialità della metodologia di ricerca, imparzialità nella lettura dei dati, imparzialità nella loro esposizione e nella loro divulgazione. Una imparzialità che non era neutralità, non neutralità nella selezione delle priorità, non nella scelta dei filoni di studio e di ricerca e non neutralità nel risolvere le incertezze che spesso accompagnano l'attività di ricerca a favore delle collettività e degli strati più deboli della società. Ciò nella sua convinzione, che condivido, che chi opera con responsabilità politica in strutture pubbliche ha un ruolo fondamentale di advocacy del bene comune. L'uguaglianza, questo secondo orizzonte che lo ha portato anche, poi sentiremo Marmot, ad impegni con Marmot e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Penso di poter dire che Berlinguer apparteneva alla schiera degli egualitari, quelli che, per definirli con le parole di Norberto Bobbio, pur non ignorando che gli uomini sono tanto uguali che diseguali, danno maggiore importanza per giudicarli, per attribuire loro diritti a ciò che li rende uguali piuttosto che a ciò che li rende diseguali. Infine, la laicità, una laicità profonda, radicata, diffusa ai vari aspetti della vita privata e pubblica, alla sua azione, al suo modo di pensare e di argomentare. Una laicità mai palesata come un vessillo, ma offerta come terreno di confronto fra credenze e punti di vista differenziati, capaci di discutere, di dialogare sulla base della razionalità, della tolleranza, della libertà e in lui in particolare anche del buon senso, al fine di delineare un recinto giuridico nell'ambito della Costituzione, una qualche cornice all'interno della quale potessero convivere tribù valoriali differenziate. Grazie.